Gentili lettori di Riviera 24, bentrovati e bentrovato ad Andrea Gorlero, Ben trovati voi. candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali. Gorlero, parliamo un po' di economia. Dove va, secondo lei, l'economia in periese in Argomento questo momento? scabroso. Impegnativo, sì. È impegnativo e scabroso purtroppo. Ma io partirei da una battuta. C'è un libro, da cui è stato poi tratto un film, che dice non è un paese per vecchi. Provincia di Imperia non è un paese per giovani e questo è un tema delicatissimo. Io mi confronterò poi nei prossimi giorni con i giovani del Movimento delle Sardine che mi hanno fatto l'onore e il piacere di invitare a un'iniziativa loro su un treno che attraverserà la provincia proprio per parlare di questo tema. Cioè la provincia di Imperia non è un paese per giovani. Troppi giovani dotati di intelletto sono destinati ad abbandonare la nostra provincia, sono andati a lavorare a Milano, sono andati a lavorare a Torino, nella migliore delle ipotesi, altrimenti hanno dovuto emigrare addirittura all'estero. Per cui siamo un paese di emigrazione di cervelli, questo è un tema direi drammatico. Come si può rispondere? Certamente non abbiamo la bacchetta magica, non si possono arrivare a fare delle proposte mirabolanti. Prendo atto che abbiamo accumulato dei ritardi. Ne cito uno per tutti. In provincia di Imperia non esiste un incubatore d'impresa. Un incubatore d'impresa è una struttura immobiliare nella quale sono ospitati con servizi centralizzati a costi contenuti start-up innovative di giovani che fanno economia nelle nuove professioni. Provincia di Imperia non c'è, è l'unica provincia della Liguria a non avere questo tipo di struttura. Mi si dirà, non è con diciamo, con l'incubatore di impresa che risolvi tutti i problemi, ma certamente ci mancherebbe altro, ma è un segnale della mancanza di attenzione, è un tema drammatico. A Doveva questo sorgere a Imperia nell'ex SAIO, lo doveva ricordiamo. crescere, doveva sorgere nella Sairo, io mi ero battuto all'inizio, ma poi non è un problema in campanile, perché poi anche lì io sto facendo un discorso di rete, no? A mio modo di vedere la provincia di Imperia deve fare sistema. Cioè, se noi non superiamo i particolarismi, se non superiamo le divisioni e se non troviamo il modo di fare una programmazione complessiva, e beh, certamente diciamo che avremo sempre delle maggiori difficoltà. Io vedo, per esempio, una carenza nel ruolo della Regione Liguria da questo punto di vista. Cioè, avrei voluto e vorrei una regione fortemente attiva sotto il profilo propositivo in materia economica. Le nostre risorse devono essere messe a sistema, ma soprattutto bisogna creare massa critica in alcuni settori. Faccio un esempio: la Comunità Europea da sempre ci dice questo. Quando io mi sono occupato di Pignamare a Sanremo, che è un progetto che sostanzialmente ha dato, secondo me, benessere alla città, perché chi torna in questi anni dice Sanremo è migliorata per la pedonalizzazione di tante zone, un collegamento con la città vecchia, eccetera. Ho seguito un'indicazione della Comunità Europea che dice cercate di concentrare le risorse e non di disperderle. Questo è il tema di fondo. La Regione Liguria oggi sta disperdendo risorse. Il rischio, tra l'altro, è questo. Chi fa politica oggi tende a cercare il consenso e il consenso purtroppo alle volte si ottiene distribuendo a pioggia, ma questo non è un sistema che consente di dare risposte alla crisi economica della nostra provincia. Noi dobbiamo individuare pochi filoni su cui concentrare le Quali? risorse. Quali, Ma Gorlero? io cito per esempio la floricoltura. La floricoltura in questo capisco che esista un tema legato all'olivicoltura che è un tema, direi, certamente economico, ma molto legato alla gestione del territorio. Ma allora concentriamo, perché la conduzione dei terrazzamenti dell'entroterra è fondamentale sotto il profilo della prevenzione dell'erosione, eccetera. Ma allora spostiamo, no, risorse dal discorso della gestione, diciamo così, dell'entroterra, del settore idrogeologico, al discorso dei muretti a secco, al discorso e questo è fondamentale, cioè facciamo in maniera che l'entroterra sia preservato nel mentre che si fa economia, perché fare soltanto economia a discapito di altra economia,
E in questo momento, a mio modo di vedere, l'afroagricoltura non è sufficientemente sostenuta nella panoramica dei fondi agricoli liguri, questo è un problema. Allora, a mio modo di vedere, l'afroagricoltura va sostenuta, non è vero che l'afroagricoltura è destinata a morire, io sono presidente della società che oltre a tante cose fa anche la gestione del mercato dei fiori e so benissimo che le potenzialità del comparto ci sono. Anche a livello di ricerca, io so di molti giovani che stanno facendo tra l'altro produzioni innovative, ne ho conosciuto ieri uno che fa una particolare forma di rosa che in questo momento sta andando molto bene. Dunque voglio dire, non è vero che non ci sono delle prospettive, però dobbiamo individuare alcuni filoni e a questo punto l'agricoltura è uno di questi. Se dobbiamo fare un ragionamento di tenuta del sistema dell'entroterra, sul quale io sono assolutamente d'accordo, ho detto più volte che dobbiamo tendere a favorire un miglioramento del nostro sistema boschivo, delle nostre strade, della nostra viabilità minore, della sentieristica, in una logica di tutela del territorio, ma in una logica di rilancio economico sotto il profilo di un turismo diverso, di quello della costa, slow, magari più colto, meno diciamo vacanziero, meno rumoroso, però altrettanto importante. Parlavo una volta con un nostro interlocutore importante, un funzionario del governo francese, che mi diceva: voi avete un entroterra straordinario che ha il merito di essere ancora abitato. Ecco, una politica economica deve mutuare determinati finanziamenti per l'economia con determinati finanziamenti per la gestione del territorio. Queste risorse, soprattutto in epoca di post-Covid, dove arriveranno delle enormi risorse, dovranno essere investite nell'entroterra. Un altro settore, secondo me, è il rinnovamento tecnologico delle imprese, ovvero sia il Recovery Fund dice, l'ho già ripetuto, scusate, è un mantra, ma preferisco dirlo più volte, i fondi, gli enormi fondi, si parla di 20 milioni, di 6 miliardi di euro per la Liguria, a mio modo di vedere sono fondi fondamentali e la Comunità Europea ci dice superare le diseguaglianze sociali, aumentare il livello tecnologico delle imprese, l'ambiente e l'economia green. Ecco, tutto questo genera occupazione. Allora, tornando al nostro discorso, secondo me il rinnovamento tecnologico delle imprese è indispensabile. Oramai le imprese, soprattutto della nostra epoca, non necessitano di grandi spazi, necessitano di logistica. L'altra volta abbiamo parlato di trasporti, dunque da questo punto di vista la nostra provincia, quando abbiamo parlato di sanità abbiamo detto che la nostra è una provincia decentrata. Questo decentramento sotto certi profili può essere addirittura un vantaggio, ma spesso si traduce in una perdita di competitività. Allora, rispetto a questo, dobbiamo fare una politica estremamente aggressiva dove mettiamo investimenti nel settore tecnologico, investimenti nel settore dell'agricoltura, un'attenzione particolare a settori come il commercio e l'artigianato, che devono vedere delle politiche mirate, soprattutto per quanto riguarda il commercio, per i centri cittadini, dove dobbiamo favorire i centri commerciali integrati, rappresentati dai negozi, sull'artigianato puntare molto anche su delle tipicità. È certo che la proposta non può che essere di rete, non può che essere individuando alcuni filoni fondamentali e poi sfruttare le previdenze che sicuramente arriveranno a seguito della pandemia. Bene, grazie Gorliero, grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.